doi, ma salen di capagia doi, moran vel già bastunela, ma salen di capagia doi. Nelle quattro puntate di questa trasmissione, attraverso l'esame che abbiamo fatto della musica popolare, si sono venuti delineando, anche se incompiuti, i caratteri per i quali una cultura tradizionale popolare si distingue da una cultura avanzata industriale. La cultura tradizionale e popolare è orale, cioè solo parlata. In quanto pone in stretto legame l'uomo con il suo gruppo sociale e con il suo ambiente naturale, è funzionale, perché nasce sempre da esigenze precise, in funzione dei bisogni del gruppo sociale che la produce. In contrapposizione ad essa, la cultura della civiltà industriale avanzata, che è la nostra, ieri era scritta ed oggi è audiovisiva, cioè densissima di suoni e immagini di tutti i tipi. È professionistica e specializzata, perché tende a identificare l'individuo con il ruolo che egli svolge nella società. Con questo incontro siamo arrivati alla fine di questo nostro itinerario attraverso la musica popolare e i problemi che la musica popolare pone in rapporto alla società. Problemi che ci hanno portati a occuparci di una società contadina, soprattutto legata a una realtà del passato, ma anche a vedere un po' insieme quali possibilità possa avere la musica popolare di esprimere anche, conservando le sue radici, la realtà mutante e mutata del giorno d'oggi. Si può dire che tutta la storia della musica occidentale, dal Medioevo in poi, è anche una storia di rapporti fra la musica che si faceva nelle strade, nelle piazze, nelle stalle, nelle campagne, e la musica che si faceva nelle corti, nei castelli, nei palazzi e poi nelle case dei mercanti borghesi e poi nei teatri. L'ideologia romantica fa largamente appello al mondo popolare. Naturalmente il popolo dei romantici è un popolo diverso da quello vero, reale che noi conosciamo. Era un popolo idealizzato e il recupero della musica popolare o in senso più ampio di una sensibilità popolare, di una civiltà popolare, serve ai romantici come supporto alla costituzione dell'ideologia borghese e dell'ideologia delle nascenti nazionalità. Questo ha toccato profondamente la musica. Non sono pochi i musicisti colti, musicisti classici, no? Si dice dell'Ottocento, che si sono anche dedicati a raccogliere musica popolare, trascrivere musica popolare e proporre a un pubblico borghese, al pubblico dei concerti, musica popolare. Questo avviene in quasi tutti i paesi europei e avviene anche in Italia. In Italia si potrebbero fare diversi esempi, ma questa sera ne vogliamo fare uno soprattutto. Voglio parlare cioè di Leone Sinigaglia ed è esemplare, mi sembra, ascoltare per esempio una cantante da camera, una cantante cioè con voce impostata, che ci canta uno di questi pezzi trascritti da Sinigaglia, la ballata della Cecilia. Ascoltato la ballata della Cecilia nel travestimento.